Allora, diamo inizio a questo importantissimo incontro dal titolo "È sviluppo se aumenta la disuguaglianza", perché è un importantissimo incontro sul contenuto, visto che il titolo del meeting, "Il coraggio di dire io", vuole un io che sia completo anche sulle possibilità che ha dal punto di vista dell'esperienza economica, delle possibilità, ma anche perché a parlarne abbiamo alcuni dei più importanti studiosi a livello internazionale e mondiale. Innanzitutto abbiamo l'onore di avere tra di noi Jean-Paul Fitoussi, economista di fama mondiale e uno dei più importanti studiosi a livello mondiale proprio sulla diseguaglianza. Ringraziamo per la presenza, venuto in presenza da Parigi. E l'altro grande economista di livello internazionale e mondiale è Stefano Zamagni, presidente dell'Accademia Pontificia per le Scienze Sociali, un grande amico anche del meeting che oggi torna e nella sua veste anche di questa, la più importante carica a livello di Vaticano dal punto di vista dello studio economico. Ringraziamo Stefano. E poi abbiamo, per completare il quadro, anche dal punto di vista, diciamo, delle competenze, Franco Gallo, presidente della Treccani, ex presidente della Corte Costituzionale, membro dell'Accademia dei Lincei, quindi una delle più importanti autorità proprio sul piano del diritto costituzionale italiano e studioso anche lui di questi argomenti. Lo ringraziamo per questa presenza e cominciamo questo incontro. Come sapete è sia in presenza sia in web. Io introduco brevemente per situare le domande che poi porrò ai nostri interlocutori e per dire una cosa che noi ripetiamo spesso al meeting, che lo sviluppo nato dopo la globalizzazione è avvenuto a prezzo di un aumento delle disuguaglianze. E cosa che forse è meno ripetuta, è forse non è solo un problema di welfare, non è solo un problema di ridistribuzione, perché mette in discussione lo stesso sistema di sviluppo, di produzione del reddito, della ricchezza. Perché? Allora, innanzitutto un dato, che se molti dei paesi poveri hanno in media diminuito il gap rispetto ai paesi ricchi, le differenze interne ai paesi, sia nel primo che nel secondo che nel terzo mondo, sono aumentate a dismisura. Citiamo solo un dato: 2.153 super ricchi possiedono quanto altro 4,6 miliardi di persone, mentre il 50% più povero della popolazione mondiale ha meno dell'1% della ricchezza. Secondo una certa concezione, a cui noi non apparteniamo, questo sarebbe semplicemente un danno collaterale, secondario, da riequilibrare con un po' più di welfare state. Ma i più lucidi ritengono che proprio la disuguaglianza crescente sia la radice delle fratture che possono inficiare la tenuta dei diversi paesi. C'è da chiedersi anche, in questo momento che si parla di fine, di crisi dell'esportazione della libertà e la democrazia occidentale, se questo non abbia a che fare anche con questo problema.
E nasce la domanda, è sviluppo se aumenta la disuguaglianza? In che cosa può essere la disuguaglianza? Butto solo delle provocazioni che lasciano evidentemente liberi i nostri relatori di sviluppare come vuole. Uno, disoccupazione dell'occupazione del salario. Come ha sottolineato Michel Sandel, un altro famoso economista, coloro che sono lasciati indietro da 40 anni di globalizzazione e di crescente disuguaglianza soffrono per qualcosa in più che per la stagnazione salariale. Soffrono per il fatto che la società in cui vivono non sembra più aver bisogno delle competenze che essi hanno di offrire. Noi sappiamo che uno dei grandi miti del capitalismo e del mercato è se tu lavori, se tu ti impegni, puoi migliorare. Ma sembra che questo non sia più vero. Non so, le elite che presiedevano la globalizzazione non soltanto non sono riuscite ad affrontare la disuguaglianza, ma non sono nemmeno riuscite a comprendere il suo effetto corrosivo sulla dignità delle persone. Secondo tema, disuguaglianze relazionali. Perché quando parliamo di disuguaglianza, spesso pensiamo solo a disuguaglianze nel reddito. Ma il premio Nobel per l'economia del 2015, Angus Deaton, mette a fuoco una disuguaglianza che forse è meno familiare, quella relazionale. Dice, quando non tutti nella società sono trattati come meritevoli di uguale considerazione e rispetto, quando ad alcuni gruppi viene attribuito un valore maggiore di altri o alcuni non vengono dati pieni diritti di partecipazione alla società democratica, vuol dire che sono cittadini di prima classe e di seconda classe. E il filosofo francese Gilles Lipovetsky aggiunge, i lavoratori chiedono di essere ascoltati, rispettati e riconosciuti. Non si può vivere senza questo, sopravvivere forse sì, ma non stare bene con se stessi, essere fieri di ciò che si fa. Se queste tre cose non sono prese sul serio, si può anche ricevere un ottimo salario, ma soffrire molto le proprie condizioni di lavoro. E terzo livello di disuguaglianza, che abbiamo visto anche noi nella DAD in Italia, disuguaglianza per lo sviluppo tecnologico. Perché il valore delle imprese è sempre più immateriale, non soltanto per il crescente processo di digitalizzazione. Il problema della dimensione immateriale che è prodotta da un numero sempre più piccolo di persone e questo aumenta ancora la disuguaglianza. Osservando le differenze tra gli individui e il reddito più alto e quello il reddito più basso, è evidente che le condizioni educative sono enormi e questa differenza di produzione di beni materiale, di concentrazione di questo è sempre più evidente. E questo vuol dire difficoltà nella formazione. La formazione e l'istruzione è per pochi, invece di diffondersi a tutti rimane per pochi. Facciamo un esempio italiano. Abbiamo visto che dai dati dell'Invalsi la DAD ha colpito pesantemente, cioè l'insegnamento a distanza, il 60% di studenti più poveri, perché è evidente che se tu non hai un computer a casa, non hai la connessione, non hai un luogo, gli studenti più ricchi si collegano, gli altri rimangono indietro. Pensate a chi non ha strumenti informatici e non può usare di tutta la digitalizzazione. Allora, tutto questo porta a dire c'è una crisi nel modello di sviluppo. Non solo nella distribuzione, ma nella crisi del modello di sviluppo. E questo arriva a dire che, favorita anche da tutto il tema del liberalismo finanziarizzato, che si è concentrato su alcuni. Allora qui arriviamo alla prima delle domande che faremo ai nostri interlocutori, diversa per i due economisti e per il grande giurista, che è una domanda larga. Quali sono le disuguaglianze più evidenti che vedono oggi nell'attuale quadro mondiale e quali conseguenze provocano sull'economia, sulla società, sulla vita delle persone? L'intervento iniziale al professor Fitoussi, che ringraziamo ancora moltissimo per la sua presenza. Grazie mille, lei ha detto tutto, dunque... Mi rimane poco
a dire, solamente che ho il coraggio, un vero coraggio di dire io in italiano, anche se, le vostre, se le vostre orecchi vanno a soffrire del mio italiano. Vero coraggio. Grazie. Non vorrei dire che ci sono diverse porte di apertura per studiare il problema della disuguaglianza. Quello che ha aperto aperta lei è quella delle cause della disuguaglianza, la tecnologia, la globalizzazione, eccetera. Quello che io vado a provare di aprire è un po' diversa, sono le quella della situazione obiettiva che esiste oggi nel mondo. Se osservo il mondo, vedo prima una diminuzione della disuguaglianza tra i paesi. Secondo, un aumento osceno della disuguaglianza all'interno di ogni paese. Terzo, una disaffezione molto forte per la democrazia. Come mai? Il primo fenomeno, la diminuzione della disuguaglianza tra i paesi, significa che i paesi non democratici hanno la capacità di crescere molto di più dei paesi democratici e dei paesi del nord. Dunque la democrazia non è più, non sembra più, quando misuriamo le performance economiche del sistema, non sembra più essere un vantaggio per la crescita. Secondo, il fatto che nei regimi democratici c'è un aumento interno molto forte della disuguaglianza, prendo un esempio ovvio, è quello del viaggio nello spazio, quando la gente ha difficoltà a pagare la benzina, va bene, è un esempio che è simbolicamente molto forte, significa che abbiamo trascurato una limita molto forte del problema della disuguaglianza. Allora, la democrazia perde la sua legittimità. Perde la sua legittimità. Mi dispiace, vado a fare concorrenza al presidente Gallo. Dunque, un giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti diceva: possiamo avere come regime la democrazia o possiamo avere il denaro concentrato in poche mani, ma non possiamo avere entrambe. Lui voleva dire che se il denaro è concentrato in poche mani, significa che il potere di certe categorie di cittadini sarà molto più forte di quello degli altri. E questo viola una delle
dei principi del sistema in cui viviamo è quello del suffragio universale. Se ci sono dei capi di stati privati, diciamo, che possiedano delle università, delle think tank, dei giornali, delle televisioni, non c'è dubbio, hanno un potere di voto molto più forte di voi e noi, e dunque possono modificare il risultato delle elezioni del suffragio universale dalla loro influenza. Allora perdiamo quello che faceva la giustificazione del nostro sistema, del nostro regime, e che è basato su due principi: quello della democrazia, una persona un voto, e quello del mercato, un euro un voto. Il primo principio è il principio dell'uguaglianza, il secondo è il principio della disuguaglianza. Il nostro sistema può sopravvivere se sa trovare compromessi tra questi due principi. Se non sa più trovare compromessi tra questi due principi, è in pericolo in un modo o un altro. Dunque non è per caso che oggi la democrazia non è più il regime preferito dei popoli. Se il populismo, il nazionalismo, quello che chiamiamo la democrazia illiberale, crescono, se i partiti estremisti crescono, abbiamo avuto un esempio oggi nella riunione dei capi dei partiti, e abbiamo visto che in questi partiti ci sono due almeno che eravano estremisti, no? Non mi sbaglio, credo. E dunque questo significa che la democrazia è in pericolo. O visto dal punto di vista dell'economista, anche per lui la democrazia è il bene il più prezioso, perché significa la libertà. E la libertà deve essere sia economica che politica. Se non è più politica e diventa solamente economica, non è più veramente una libertà. Ecco, non so se ho risposto alla prima domanda. Assolutamente sì, professore. Grazie. Molto chiaro. La parola a Stefano. Grazie, Giorgio. Desidero esprimere un complimento per chi ha ideato il titolo di questo nostro incontro. È sviluppo, si aumenta la diseguaglianza. Perché? La parola sviluppo è una parola importante. Nella lingua latina una S davanti ad una parola vuol dire negarla, come nella lingua greca una A davanti a una parola vuol dire il contrario. Quindi sviluppo letteralmente vuol dire togliere i viluppi. Ecco perché il concetto di sviluppo è legato a doppio filo a quello della libertà. Ama lo sviluppo chi ama la libertà e viceversa. Ora, quali sono le tre dimensioni dello sviluppo? Una è la dimensione della crescita, e la crescita è una cosa importante, la crescita del PIL, prodotto interno lordo. L'altra, però, delle altre due, di cui ci dimentichiamo troppo spesso, che sono la dimensione socio-relazionale e la dimensione spirituale. Allora, lo sviluppo
umano è tale quando queste tre dimensioni sono tenute in armonia tra di loro, in mutuo bilanciamento. E allora il punto è proprio questo. Quando c'è diseguaglianza in aumento, come accade in tutti i nostri paesi, soprattutto del mondo occidentale, da 40 anni a questa parte, quello che succede è che la crescita aumenta, e infatti il PIL globale è in aumento, non è che c'è un calo di reddito. Però con l'aumento delle diseguaglianze vengono a essere sacrificate le altre due dimensioni, quella socio-relazionale e quella spirituale. Perché l'essere umano ha sì bisogno di mangiare, capite il senso della metafora, ma ha bisogno di relazionarsi. Ecco perché si dice in questo meeting il coraggio di dire io. Coraggio è parola che viene da cuore, coraggio viene da cuore. Cioè per avere coraggio non basta la razionalità, ci vuole la passione, ci vuole il desiderio. Ecco allora perché il tema della diseguaglianza assume oggi un connotato ignoto alle epoche precedenti. In precedenza la diseguaglianza era di fatto associata alla povertà, ma mai confondere le due cose. Un conto è la povertà, altro conto è la diseguaglianza. Io posso, ad esempio, non essere povero nel senso tecnico del termine e quindi avere uno standard di vita anche decente, se però la distanza che mi separa da altri gruppi sociali tende ad aumentare endemicamente, cioè in maniera sistematica, è chiaro che la dimensione relazionale, i cosiddetti beni relazionali, mi mancheranno e quindi non potrò essere felice. La stessa cosa per la dimensione spirituale. Ecco quindi perché è importante, a mio modo di vedere, mettere a posto le cose, perché troppo spesso confondiamo la lotta alla povertà con la lotta alle diseguaglianze. La lotta alla povertà è nota da millenni. Le sacre scritture parlano d'abbondanza, della cura dei poveri, eccetera, ed è ovvio. Mentre troppo poco, fino a tempi recenti, si è parlato delle diseguaglianze. E allora ecco il punto. Come mai questo? In questo la categoria a cui Jean-Paul ed io apparteniamo, quella degli economisti, ha una grave responsabilità. Perché come Jean-Paul sa bene, fino a tempi recenti gli economisti, salvo eccezioni che sempre ci sono, sempre in ogni comunità scientifica, hanno sempre guardato il tema della diseguaglianza come un tema da affidare ai sociologi o ai politologi. Si dice: noi economisti ci dobbiamo preoccupare di produrre, cioè la crescita, la prima dimensione. Poi, come questo aumento della produzione, della torta nazionale, come anche si dice, verrà ripartita tra tutti coloro i quali hanno concorso a produrlo, la lasciamo ad altri, ai sociologi e ai politologi o ancora ai policy makers. Abbiamo visto i risultati, quello che è accaduto negli ultimi 40 anni, i libri che ormai si contano. E allora la domanda è: come mai questa sottovalutazione? E come mai invece in questi ultimi tempi gli economisti sono intervenuti molto più degli altri comunità scientifiche che occuparsi di diseguaglianza? Ho contato, può darsi che mi sia sbagliato per difetto, dal 2010 ad oggi sono stati pubblicati a livello internazionale 28 libri, per non parlare poi degli articoli, dei saggi scientifici, specificamente dedicati al tema della diseguaglianza. E allora la domanda è: come mai questa? Come mai oggi gli economisti si occupano e si occuperanno, secondo me, sempre più nel prossimo futuro? Primo, perché hanno capito che la diseguaglianza, quando è in aumento, mette a repentaglio la sostenibilità. Questo è un aspetto che difficilmente si sente in giro. Il legame tra aumento della diseguaglianza e il sostegno. E perché questo? Primo, perché quando la diseguaglianza supera una certa soglia, accade che le posizioni di rendita diventano eccessive. E noi sappiamo che la rendita è sempre improduttiva.
Già lo diceva David Ricardo, il grande economista inglese dell'inizio dell'Ottocento. Perché la rendita non produce niente. E quando la quota della rendita supera una certa soglia, va a scapito del profitto e del salario. Il salario va ai lavoratori e alle famiglie, il profitto, ho detto profitto, non extra profitto. Il profitto va agli imprenditori che generano valore di vario tipo in diversi settori. Ecco allora la prima ragione. L'aumento delle diseguaglianze è un segnale che la quota della rendita sul PIL è oggi in continuo aumento. Voi sapete quant'è la quota della rendita in Italia sul PIL? È il 32%, che vuol dire che quasi un terzo di quel che produciamo va a finire in rendita, cioè in qualcosa che non produce niente, che non produce altro valore, come oggi si dice, non è generativa. Il lavoro è generativo, l'impresa, il capitale è generativo, ma non certo la rendita. La seconda ragione invece ha a che vedere che quando le diseguaglianze aumentano, si va verso un regime di plutocrazia, che anche questa è una parola greca, ma è facile. Crazia, kratos, vuol dire potere. Pluto è la ricchezza. Già Aristotele l'aveva capito, quando diceva la plutocrazia è il nemico della democrazia, perché democrazia vuol dire il potere al popolo. E diceva, se volete mantenere la democrazia, dovete evitare, diremmo con parole di oggi, che il potere economico si concentri in poche mani. Ed è quello che sta, come ha ricordato Giorgio Vitadini in apertura, quello che sta accadendo. Non sto a ripetere le cifre perché ormai sono ampiamente note. Quindi chi ha a cuore la democrazia non può fare orecchie da mercante di fronte all'aumento sistemico delle diseguaglianze. La terza ragione è legata al fatto che l'aumento delle diseguaglianze è uno dei fattori della instabilità finanziaria. Voi sapete, la grande crisi del 2007-2008 ha avuto tra i suoi fattori anche, e direi soprattutto, l'aumento delle diseguaglianze, perché altrimenti non, in quella crisi non era successo niente di naturale, di devastante. Sarà pure che ci si interroghi come mai è scoppiata quella crisi. Ecco allora perché oggi ci troviamo di fronte veramente ad una sorta di bivio. Da una parte coloro i quali pensano di mettere, come si dice in gergo, la coscienza a posto, impostando il proprio pensiero e la propria azione politica con la lotta alle povertà. E no, questo ci vuole, è chiaro. Però noi sappiamo che le povertà in senso tecnico sono in diminuzione a livello mondiale. C'è stato quest'anno e l'anno scorso l'evento pandemico che ha aggravato la situazione. Però noi sappiamo che fino al 2019 i poveri, in senso assoluto, in base ai criteri stabiliti dalle Nazioni Unite, erano di 800 milioni. Ma 30 anni fa erano 2 miliardi e mezzo. Quindi il problema della lotta alla povertà deve continuare, assolutamente, però non possiamo confondere le due cose, sempre che si voglia, come ho detto in apertura, realizzare un autentico sviluppo umano integrale. E vorrei chiudere questo primo intervento, perché ho finito il mio tempo, con una frase che forse è passata poco, non ha molto colpito, di Papa Francesco. L'ha usata per la prima volta nell'Evangelii Gaudium del 2014 e l'ha ripresa poi nella Fratelli Tutti dell'anno scorso. Cito, è breve, quindi l'ho imparata a memoria, la diseguaglianza è l'origine del male sociale. Non dice la povertà, perché Papa Francesco si esprime a volte, però capisce, ve lo assicuro io, dice la diseguaglianza è l'origine del male sociale. E poi specifica, se uno va oltre, dove il male sociale vuol dire la perdita della democrazia e quindi della libertà e soprattutto la perdita della relazionalità interpersonale, di quello che comunemente si chiama il capitale sociale. E voi sapete che il capitale sociale non è altro che la rete
delle relazioni di fiducia tra le persone che vivono in un determinato contesto, in una determinata. E quando vengono meno le reti di fiducia non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Perché? E non tanto sotto il profilo della crescita, quella può anche aumentare, ma perché senza reti fiduciarie non riusciamo a soddisfare quel bisogno che c'è in ognuno di noi da sempre, che è il bisogno di felicità. Grazie. Professore Fitoussi e Zamagni ci hanno mostrato come, partendo dal tema economico, l'ineguaglianza voglia dire una difficoltà della democrazia stessa e della vita della persona. E quindi, siccome poi a livello di ordinamenti è l'aspetto giuridico che organizza questi aspetti, io chiederei al professor Gallo qualcosa di diverso. Cosa voglia dire questa ineguaglianza sotto il profilo proprio dell'ordinamento di uno Stato, quindi sotto il profilo del suo approccio di costituzionalista, di studioso degli ordinamenti dello Stato? Sì, grazie. Però devo dire che gli interventi che mi hanno preceduto mi hanno stimolato delle riflessioni. Prego, prego. Come, per cui mi pare come giusto. Libertà è un assoluta. Dibattito fra di noi, quindi. A libertà assoluta. Io quello che ho capito dai vostri precedenti interventi è una cosa che mi pare scontata, l'avete detto con molta chiarezza tutti e due. Se poniamo l'accento sulla domanda, è sviluppo se aumenta la disuguaglianza? Noi dobbiamo prima rispondere se c'è sviluppo, se aumenta la disuguaglianza, cioè vederlo dal punto di vista economico, no? Lo sviluppo come un fatto economico. E allora da questo punto di vista mi pare che la loro risposta va benissimo. A me mi ha convinto, poi voglio sapere voi cosa ne pensate. Cioè loro cosa dicono? Che non può esserci sviluppo fine a se stesso, non si può ragionare di sviluppo e basta, crescita, cose del genere. Lo sviluppo deve essere sempre visto nell'ottica sociale, morale e politica. Allora la loro risposta qual è stata, io così l'ho capita, che non può esserci sviluppo nel senso che non può esserci uno sviluppo socialmente, moralmente, politicamente accettabile se non è frutto anche di politiche e strategie che garantiscono la compatibilità ambientale, la compatibilità sociale, che combattano la povertà, che intervengono nei processi di ridistribuzione della ricchezza e che soprattutto incidano sulla disparità economiche di partenza. Questo ho capito dal vostro intervento. Sì, potrà anche esserci sviluppo in certi settori, in certi momenti, in certe categorie, ma se tutto questo non è accompagnato da quello che vi ho detto, ho ben capito, secondo me non c'è sviluppo nel senso moralmente, politicamente, socialmente, esistenzialmente e culturalmente visto. Altrimenti il discorso diventa troppo semplice. Certo che c'è sviluppo. Se io sono un'impresa che cresco, che ho maggiori dimensioni, ma questo non significa che ho sviluppo. Sviluppo deve essere visto in un'ottica in cui la vediamo noi oggi, complessiva. Secondo il ragionamento che mi sono fatto quando tu hai fatto l'intervento, il primo intervento, democrazia. Voi francesi avete molto studiato questo problema della democrazia, tant'è vero che c'è un collega, Rancière, che ha scritto un libro sulla democrazia, c'è un, sono scrittori americani, inglesi, Crouch, Yasha Munk, che hanno scritto democrazia. Attenzione, seguendo il discorso dello sviluppo e dell'economia, sapete dove arrivano questi politologi? Arrivano a dire che la democrazia non c'è, nel senso tradizionale in cui noi italiani ce lo siamo studiati leggendo la Costituzione. Per noi la democrazia è quello che diceva Norberto Bobbio, il grande maestro, ora non c'è più,
quale diceva la democrazia equivale a giustizia, uguale a uguaglianza. Significa che democrazia c'è quando ci sono queste caratteristiche. Crouch, Rancière, che non sono giuristi, che non guardano alla Costituzione vigente, ma guardano a quello che è successo in questi ultimi anni, ti dicono questa democrazia non c'è più. Ti dicono, tant'è vero che portano come esempio, io posso prendermi prima un foglio di carta, dicono, guardate, che per definire la democrazia in questo momento gli europei, gli italiani, gli intellettuali sempre aggiungono qualche cosa. A volte la chiamano rappresentativa, a volte la chiamano parlamentare, elettorale, liberale, politica, sociale, digitale, plebiscitaria, planetaria, formale, sostanziale. Capite qual è il rischio? Il rischio è che la democrazia non esista più come concetto in sé, quello che noi abbiamo appreso leggendo la Costituzione, l'articolo 3, solidarietà, giustizia, no, ormai per... Ma non è che questo concetto se lo inventano i sociologi, i politologi, è che guardando la realtà concreta arrivano a queste conclusioni, addirittura arrivano a dire che può esistere anche una democrazia senza diritti e dei diritti senza democrazia, capite? È pericoloso questo discorso. Allora dobbiamo tornare, non dico indietro, ma tornare a dare alla democrazia un concetto che noi, che abbiamo studiato le nostre costituzioni, secondo me crediamo che ancora possa esserci. Questo mi ha fatto venire questa idea quando ho detto questa cosa. Allora, da questo punto di vista, che cosa si può dire per ciò che è avvenuto in Italia riguardo allo sviluppo confrontato con le disuguaglianze? Non l'avete detto perché è un fatto scontato, ma io mi ero messo alcuni appunti. Cosa ci dicono le statistiche ufficiali? Tu le hai accennato. Ci dicono che già prima della crisi pandemica l'Italia era il secondo paese in Europa quanto a disuguaglianze e a distribuzione di redditi, e che il divario fra generazioni si va sempre più accentuando con lo spostamento della ricchezza, tu l'hai fatto capire, verso la popolazione più anziana. Quindi questo che significa? Che da quando è scoppiata soprattutto la crisi pandemica, quello che gli economisti chiamano il coefficiente di Gini, è l'indice delle differenze nella distribuzione del reddito, è aumentato del 4% dal 2019 al 2020, e i nuovi poveri sono passati dal 31 al 45%. Ora, la cosa che poi più mi ha sconvolto, questo sono d'accordo tutti, francesi, tedeschi, italiani, è che circa la metà del reddito totale ora è in mano al 10% delle famiglie, mentre il 90% deve dividersi l'altra metà. Hai detto tu prima, quelli che se ne vanno nell'universo a guardarsi la terra dall'alto, e appartiene a quel 10% che sappiamo. Allora ho l'impressione che tutto questo ci deve portare a dire che la domanda che ci fa Comunione e Liberazione, che ci è fatta oggi, è sviluppo, se aumenta la disuguaglianza, va nel senso che secondo me non è sviluppo nel senso in cui noi intendiamo. Dal punto di vista costituzionale, tutto questo che ho detto porta un giurista che ha sempre si è occupato di Costituzione a farsi una domanda. Qual è la domanda che si fa più spontanea? Di fronte a una Costituzione in cui il suo articolo più importante è l'articolo 3, uguaglianza, no? Di sesso, di parità e così via, senza dire... Di fronte a un articolo 3 italiano, in cui è scritto così bene questo articolo 3, che tutti dicono, i tedeschi, i francesi, che noi siamo all'avanguardia dal punto di vista culturale per quanto riguarda l'uguaglianza, di fronte a tutto questo, la domanda che mi sono fatto prima, relativa al punto di arrivo sulla democrazia e sullo sviluppo, disuguaglianza, è
la seguente: è come si risponde a quello che diceva Calamandrei. Calamandrei, chi è giurista e anche se non lo è sa chi è il grande Calamandrei. Calamandrei diceva una cosa, non sono appuntato, lui diceva: la Costituzione, nella sua profetica invocazione di uguaglianza e giustizia, continua a presentarci le sue grandi promesse che penetrano nei cuori e li allargano e che una volta intese non si possono più ritirare. Ma secondo me tutto questo non è avvenuto. Quello che Andrei ci ha detto e quello che è scritto nell'articolo 3 della nostra Costituzione finora non si sta verificando. I fatti sembrano andare, abbiamo visto, in un'altra direzione, addirittura fino al punto di porre ai costituzionalisti il seguente problema. La Costituzione, da questo punto di vista, è ancora vitale. Non è che siamo di fronte a una crisi della sua forza normativa? Di fronte a un articolo 3 che conosciamo, quello che loro vi hanno detto e che io vi ho accennato non va nel senso dell'articolo 3, non va nel senso dell'uguaglianza. Cos'è successo? Cos'è successo in questi ultimi 30 anni? Lasciamo i gloriosi 20 anni dopo la guerra, sono stati gloriosi a posteriori. Cos'è successo? È successo, ad esempio, che certe norme come costituzionali, come quelle sul salario minimo, non si è mai data attuazione. Non mi risulta, sta scritto nella Costituzione. Io direi che si è assistito a un mutamento sempre più preoccupante delle politiche di entrate e di spese veicolate da sterminati provvedimenti, regolamenti, leggi, decreti. Cosa è successo? Che la progressività del sistema tributario, che è scritto nella nostra norma costituzionale dell'articolo 3 e 53, che dovrebbe essere principio fondamentale, è venuta gradualmente meno, è stata travolta dalle tassazioni proporzionali, dalle tax expenditure, dalle esenzioni, detrazioni, deduzioni. È tutto un sistema che addirittura ha portato alla flat tax. Io non so politicamente come uno di noi ha interpretato la flat tax. La flat tax è il contrario di una tassazione progressiva, questo qui siamo tutti quanti d'accordo. Bene, la nostra Costituzione non prevede la flat tax, anzi non dico che la vieta, ma certo non è un principio, la flat tax, che è coerente alla progressività. Pensate a tutte le politiche che gli italiani hanno dovuto fare, differentemente dai francesi e dai tedeschi, perché hanno un problema di debito pubblico molto elevato, riguardo alla spesa pubblica. Pensate che siamo stati costretti, stata costretta la nostra Corte Costituzionale, a individuare un baluardo alle politiche della spesa pubblica attraverso l'individuazione del cosiddetto nucleo essenziale. La Corte ha salvato il sistema distributivo, progressivo, di spesa, dicendo: guardate, si può intervenire attraverso norme che riguardano il debito pubblico, però sappiate che queste norme non devono toccare il nucleo essenziale. E questo, secondo me, ha portato a che cosa? Che sulla spinta delle preoccupazioni dell'Eurozona, noi italiani abbiamo avuto interventi costituzionali, l'articolo 81 per esempio, i quali hanno avuto come conseguenza l'introduzione del principio di equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico. E a questo riguardo, proprio riguardo a questi principi, la nostra Marta Cattabia ha scritto 2 anni fa, ancora non era ministro, ha scritto delle cose molto belle. Cosa ha detto? Che soltanto in via giurisprudenziale si può arrivare a far convivere faticosamente il principio di sostenibilità di bilancio, queste cose qui, con il principio
dell'uguaglianza sostanziale, cioè siamo in una fase, almeno noi italiani, più dei francesi e dei tedeschi, avendo il debito pubblico, a doverci porti il problema del rapporto fra le norme che sono entrate negli ultimi anni riguardo alla sostenibilità della spesa pubblica con i principi costituzionali. Ora, tutto questo cosa significa? Significa che siamo in piena globalizzazione. Questo è l'effetto delle interventi globalizzanti. Non possiamo essere soli a fare le politiche economiche, le politiche distributive. Dobbiamo avere, essere sottoposti ai diktat anche dell'Unione Europea, come è successo, vi stavo dicendo. Allora, io direi, poi mi fermo perché ho già parlato abbastanza, che arriverei dopo questa premessa e le vostre premesse a una prima sconfortante conclusione. Diciamolo, qual è? È che il vero grande trionfatore di questi ultimi 30 anni in Italia non è stata la democrazia costituzionale, quella del 3, quella del 53, quella della solidarietà dell'articolo 2. Non è stata questa, non sono state mantenute le promesse di riduzione delle disuguaglianze. È stato invece il capitalismo finanziario globale a mettere in moto un circolo vizioso che potrebbe addirittura arrivare a ribaltare le promesse di magnifiche e progressive risorse e così via. Può essere molto aggressivo questo mio modo, però io non riesco a pensare diversamente. In questa fase storica io credo che dobbiamo ragionare anche avendo queste preoccupazioni. Penso che ho preso il mio tempo. Quindi anche da questo intervento di Franco Gallo abbiamo un quadro abbastanza preoccupante che si aggiunge. Io ieri ho moderato qua un incontro col ministro Speranza, col professor Chandra americano e professor Ricciardi sulla sanità, in cui il tema della sanità veniva visto come il rischio che non investire sulla sanità vuol dire peggiorare la vita, e quindi aveva a che fare con questo. Allora chiederei un secondo intervento di Speranza, diciamo, dicendo che possibilità ci sono di invertire questo, anche perché abbiamo sentito che da Samuele Rosa qui, come Fondo Monetario Internazionale, Domenico Fanizza, altri, che gli organismi internazionali, magari più degli stati, cominciano a essere sensibili a questi temi. Allora, quali policy per invertire questa tendenza? Quindi chiederei ancora prima agli economisti e poi a Franco. La seconda domanda, esatto. Andiamo. Prego, professor Fitoussi. Boh. Allora, quale policy? Bisogna capire prima che siamo al punto dove siamo, perché ci sono stati delle policy particolari che sono state seguite dai governi. La prima policy che ha dato luogo alla crisi finanziaria è la politica monetaria espansiva, per fare in modo che i più poveri, quelli che non beneficano della crescita, possono consumare. Allora, questo significa che, avendo un tasso di interesse molto basso, si può fare prestiti. E dunque la crisi finanziaria è stata una crisi dell'indebitamento privato. Un indebitamento privato talmente alto che la gente non era più capace di ripagare il debito, e che ha fatto dunque la crisi mondiale tale che quella che abbiamo visto. Dunque partiamo di una disuguaglianza, proviamo di rimediare
a questa disuguaglianza dalla politica monetaria e arriviamo a una crisi violenta del sistema. Secondo, allora abbiamo creduto che la politica la più notevolmente in Europa, la politica la più capace di evitare le crisi era la politica di austerità, perché abbiamo creduto che la sostenibilità del debito pubblico era la sostenibilità del sistema economico e sociale, e ci siamo sbagliati totalmente. Dunque abbiamo fatto una politica di austerità e una politica di competitività. La politica di austerità ha avuto l'effetto di aumentare l'insostenibilità del regime politico sociale, economico politico sociale. Perché? Perché, come lo sapete, il debito non rappresenta la ricchezza, è un elemento del bilancio di una persona o di una nazione. Se per diminuire il debito pubblico io distruggo gli attivi del mio bilancio, per esempio il capitale umano con la disoccupazione che vola, per esempio il capitale sociale, per esempio il capitale naturale, perché non investo, non ho più denaro per investire con la scusa che non vuole fare aumentare il debito, allora questo finisce da impoverire la nazione. Impoverire la nazione a un momento dove la politica è una politica di competitività, questa significa una politica di corsa al ribasso dei salari tra i paesi europei. E dunque abbiamo allo stesso momento un aumento dell'insostenibilità del sistema e un aumento della disuguaglianza. E la ragione perché facevamo questa concorrenza sociale verso il ribasso è perché credevamo che il nostro sistema sociale era troppo generoso, era troppo costoso. Si è detto stamani che il reddito di cittadinanza dovrebbe essere soppresso perché impedisce alla gente di lavorare. Se la gente non lavora perché tocca un sistema, un reddito di cittadinanza che è basso, significa che i salari sono troppo bassi. Il problema non è di abbassare il reddito di cittadinanza, il problema è di aumentare i salari. E allora questo farebbe in un modo che la disuguaglianza diminuirebbe. Dunque ci sono, credo, almeno due politiche per avere una diminuzione della disuguaglianza. La prima è la politica di protezione sociale, aumentare il sistema di protezione sociale per una ragione anche ovvia. Quando si va verso la globalizzazione è come se apriamo
porte e finestre. Quando apriamo porte e finestre bisogna proteggere la gente. Se al momento dove apriamo porte e finestre non proteggiamo la gente, allora la gente va a avere delle sofferenze inutili e va a disperare della democrazia. La seconda politica per fare diminuire la disuguaglianza è di dire: ma perché dobbiamo diminuire i salari? Perché diventa impossibile di pensare una situazione dove i salari aumentano almeno come la produttività? Perché quello che è accaduto fino ad oggi è che i salari hanno aumentato meno della produttività e la differenza ha fatto crescere la rendita. E questo aumento della rendita ha reso il sistema totalmente squilibrato, non solamente completamente squilibrato, ma anche ha reso il sistema in un certo modo esplosivo, perché la rendita chiama la rendita. Per esempio, dalla crisi finanziaria ad oggi, la rendita è stata moltiplicata da 3, da un fattore di 3, a un momento dove i salari non hanno aumentato. 3 significa 300%, in paragone a 0%. Dunque, una cosa che dimostra che il sistema non è più sostenibile e va ad esplodere. Non so né come né quando, ma so che non c'è un'altra via d'uscita se non facciamo, se non siamo attenti alla protezione sociale e al livello dei salari. C'è una fine che potrebbe essere cattiva alla situazione dove siamo. Grazie. Stefano. Grazie. Rispondo allora alla domanda del nostro moderatore: che fare? Cosa si può fare? Le politiche di contrasto alla disuguaglianza, come sappiamo, sono di due tipi: redistributive e predistributive. Quelle redistributive, di cui tutti parlano, si chiamano così perché intervengono ex post, dopo che il processo produttivo ha svolto il suo corso. Esempi di politiche redistributive sono la tassazione progressiva, i trasferimenti tra regioni o tra categorie sociali, i bonus di varia denominazione, eccetera. E le politiche invece predistributive intervengono ex ante, cioè prima che le persone entrino nel processo produttivo. Allora, il punto che bisognerebbe capire, ma è una fatica da matti, vi assicuro, è che le politiche redistributive oggi non bastano più. Non che non servano, non bastano, perché la disuguaglianza ha raggiunto livelli negli ultimi 40 anni, basta prendere il libro di Branko Milanovic e di tanti altri, che non possono essere più aggredite con le sole politiche redistributive. Ovviamente prima era diversa la situazione. E allora la domanda diventa: se le cose, e quali sono esempi di politiche predistributive? La prima e più importante è l'educazione. Poi sono quelle che mirano ad aumentare le capacità di vita delle persone. Capacità nel senso delle capabilities di Amartya Sen, un autore che è molto comune a noi due per tante ragioni.
Le politiche invece redistributive mirano a migliorare le condizioni di vita delle persone. Allora non bisogna continuare a confondere condizioni di vita con capacità di vita. È chiaro che nelle situazioni emergenziali bisogna subito intervenire sulle condizioni di vita, perché le persone hanno fame oggi, non possono aspettare un mese, due mesi per soddisfare quel bisogno. Però il punto è che in Italia non riusciamo a far passare quest'idea. E quindi si continua a agire, a perfezionare sulle politiche redistributive. Voi direte, ma come mai è così? C'è una spiegazione. Ed è che per le politiche redistributive le può fare lo Stato. Possono seguire un criterio verticale di tipo più o meno dirigistico. Per le politiche predistributive bisogna mettere in campo la società civile organizzata. Se la vogliamo chiamare terzo settore, vogliamo chiamarlo con altri termini, non importa. Però le politiche predistributive non possono essere attuate solamente dall'ente pubblico. E quindi bisogna mettere in campo il principio di sussidiarietà. Ma in Italia la gente odia la sussidiarietà, però tutti ne parlano. Tutti ne parlano ma non la mettono in pratica. Io sfido uno, poi ci sono le eccezioni, sfido uno a negare questo asserto, che io so che è un asserto forte. Però bisogna, ci si stufa a sentire ipocrisie di vario tipo. Tutti vogliono la sussidiarietà, però non la si attua. O meglio, non si consente ai soggetti della società civile portatori di cultura di mettere in pratica la sussidiarietà. Facciamo l'esempio. L'educazione. Qui c'è un punto importante che mi piace ricordare. Adam Smith, e sapete Adam Smith, nella Ricchezza delle Nazioni, 1776, a proposito dell'educazione, dice: l'educazione, il sistema scolastico per intenderci, faceva riferimento a questo, ha come obiettivo quello di sviluppare nei giovani, nei discenti, le skills, la dexterity e il judgment, devo dirlo in inglese perché sono parole sue. Skills sono le abilità manuali. Il dexterity vuol dire la destrezza, perché uno può avere abilità manuali ma non essere destro. Il judgment vuol dire la capacità di giudizio, cioè di pensare. E dice, l'educazione di cui abbiamo bisogno, lui scrive nel bel pieno della rivoluzione industriale d'Inghilterra, è che queste tre dimensioni devono procedere di pari passo. Guardate cosa è stato fatto dopo, da noi in Italia. Perché le skills le abbiamo affidate agli istituti tecnici. La dexterity le abbiamo affidate alle scuole professionali e il judgment ai licei. E poi dopo ci lamentiamo che le cose vanno male. Ma non possiamo andare avanti così. Non possiamo andare avanti così. E in America hanno già cambiato da tempo. Non so se avete sentito parlare delle flipped classrooms, eccetera. Perché non si capisce perché se uno andrà a fare anche il meccanico, eccetera, non debba avere capacità di giudizio. Bisogna tenerlo nell'ignoranza perché deve solo eseguire. Altro esempio di politica predistributiva è di cambiare l'organizzazione del lavoro. Ma no, le nostre imprese sono ancora dominate dal modello tayloristico. Il modello tayloristico è stato inventato da Taylor un secolo fa, 1911, che ha avuto allora, ma non c'era stata la terza rivoluzione industriale e tantomeno la quarta rivoluzione industriale. Tenere oggi le nostre imprese che operano nel bel mezzo della quarta rivoluzione industriale, intelligenza artificiale, machine learning, eccetera, con un'organizzazione interna del lavoro di tipo tayloristica è un delitto, perché è questo che crea le diseguaglianze, crea i disoccupati e i giovani, eccetera. Perché il sistema tayloristico è stato inventato per far fronte alla prima e alla seconda rivoluzione industriale. Erano completamente altri tempi e così via, eccetera. Ecco allora perché è necessario, se vogliamo. Perché vedete, le politiche redistributive, per usare una metafora famosa, è come trasportare l'acqua in un secchio bucato. Quando arrivo a destinazione, la più parte dell'acqua è scomparsa.
Perché le politiche redistributive fanno questo. Io posso aumentare la tassazione progressiva, però se la gente porta i capitali nei paradisi fiscali, come si fanno a capire queste cose? Questo è il punto, cioè la redistribuzione, la redistribuzione interviene troppo tardi. In un regime di economia chiusa, come era quella prevalente prima dell'avvento della globalizzazione, si poteva ragionare. Oggi non è così. E agire sulle politiche predistributive vuol dire evitare che il trickle down si sia trasformato in trickle up. Trickle down è un'espressione che vuol dire effetto di sgocciolamento. Papa Francesco, nell'Evangelii Gaudium del 2014, ha scritto: il trickle down è la tesi più nefasta e più errata che si potesse immaginare. Subito dopo, alcuni economisti, che ho conosciuto perché sono colleghi, hanno fatto delle recensioni dicendo: il Papa capisce niente di economia, non è vero. Ovviamente, poveretti, hanno fatto la figura dei cioccolatai, perché subito dopo hanno capito che sono loro che non capiscono niente di teoria economica. Perché molti parlano di economia, ma la teoria economica è un'altra cosa. Bisogna conoscere che se certe affermazioni possono essere applicate. Perché? Perché in effetti quello che è avvenuto e che sta avvenendo è il trickle up, e cioè un effetto di sgocciolamento che anziché andare a beneficiare chi sta sotto, va a beneficiare quelli che stanno sopra, eccetera. Ecco perché ritengo che sia importante vedere queste cose in una prospettiva che modifichi la struttura del nostro sistema, sia in ambito giuridico, e dirà il professor Gallo tra breve, sia in ambito propriamente economico. Quindi alle imprese dobbiamo dire: smettetela col taylorismo, perché il taylorismo è contro il vostro interesse e soprattutto quello dei lavoratori. Bisogna dire a coloro i quali hanno a cuore il sistema educativo, Giorgio Vitadini da anni e anni come presidente della Fondazione della Società si sta occupando di questo, non può continuare a dividere, seguendo la tripartizione di Adam Smith, nella maniera che bene sappiamo e così via. Ho motivo di ritenere che, come dire, le cose stiano cambiando, perché queste cose la gente comincia a capirle. E allora si superano le diatribe, le polemiche di corto raggio, perché è in gioco, quello che è in gioco è appunto il destino delle nostre società. Grazie. Un ultimo intervento, allora, Franco Gallo, la stessa domanda sul piano giuridico istituzionale: cosa significa per l'ordinamento queste nuove policy? Ma il mio intervento all'inizio è sembrato abbastanza aggressivo, certo, e pessimista, però richiedeva delle risposte. La risposta che loro hanno dato, che io pure vorrei dare, è quella di carattere innanzitutto generale, cioè dobbiamo tener conto che siamo tutti quanti cresciuti nel rispetto dei principi fondamentali del cristianesimo, che sono la solidarietà, la sussidiarietà, la garanzia del bene comune, vero? Se è così, dovremmo sentire istintivamente che, specie nei difficili momenti di crisi come quelli che stiamo attraversando, bisogna abbandonare, sentire la necessità di abbandonare tutte quelle teorie contrattualistiche dei diritti primordiali di cui avete parlato voi fino adesso e che puntano ancora sull'autoreferenzialità del mercato, sulla neutralità degli strumenti. Io ho cercato di sintetizzare il vostro discorso. Per me, che non sono un economista, quello che loro hanno dato significa questo. Significa: puntiamo sulla solidarietà, puntiamo sull'uguaglianza, puntiamo su questi principi e cerchiamo di accantonare quello che è emerso, che ancora emerge. Non è che non esistano chi la pensa in questo modo e che hanno portato appunto a vedere
l'esistenza di diritti primordiali del mercato, la prevalenza del mercato su tutto il resto e così via. Allora io credo invece, e questo è il discorso che facciamo tutti e tre, penso, dovremmo dare più ampio spazio all'intervento ridistributore del potere pubblico. Era troppo lontano. Del potere pubblico. Questo cosa significa? Che deve essere un potere pubblico, deve essere condotto secondo una forte direzione morale, bilanciando i diritti proprietari con i diritti di cittadinanza, in termini sempre generali, per un giurista. Questo significa quello che loro hanno detto. Cioè, non è che dobbiamo necessariamente aver letto Socrate o essere cristiani professanti per avvertire che una vita non sottoposta a verifica in termini di valore non vale granché, e che per uscirne fuori dobbiamo pensare a un terzo soggetto, che è il potere pubblico soprattutto, che consente di avere una società più giusta, più buona. Però io a questo punto direi che il potere pubblico deve avere anche lui un limite. In questo momento è necessario che ci sia un potere pubblico, perché come reazione alla crisi, alla pandemia e così via. Però quello che mi sembra importante è che alla governance pubblica debba aggiungersi, accompagnarsi anche quello che prima si diceva essere la sussidiarietà orizzontale. Io credo che non si può soltanto puntare sull'efficienza dello Stato, puntare su spendere i soldi che il PPRRI ci sta dando, mettendo tutto in mano allo Stato. Secondo me è fondamentale tornare alla sussidiarietà orizzontale. E non ricordatevi che forse mi ha molto impressionato anno fa leggere la enciclica Caritas in Veritate, Benedetto XVI. Cosa diceva questa enciclica? Che non ci deve essere soltanto il potere pubblico, che è fondamentale, che è distributivo, che è cruciale, ma ci deve essere anche un privato, tra virgolette, diceva l'enciclica, che non si limita a perseguire i propri interessi individuali, ma che si organizza in comunità, in associazioni del terzo settore, tutte strutture capaci di occuparsi del bene comune, anche insieme dentro il settore pubblico. Insomma, quella che si chiama società orizzontale vuol dire perseguire l'obiettivo di garantire, attraverso la gestione solidale ed economica del bene comune da parte dei privati, tutte quelle condizioni di benessere e di sviluppo della persona che lo Stato non è in grado e non può distribuire e non può fare. Se questo è il discorso, io penso che dovremmo puntare da una parte attuando il piano PP, quello che ormai chiamiamo RR, no? Per ripetere, e così via, e rendere in modo efficiente l'attuazione del piano, ma dall'altra dovremmo tornare ai movimenti di volontariato, all'individualismo proprietario di solidarietà, all'individuo sociale, all'amministrazione bipolare, cosa che tutti ne parlano, chi lo diceva prima, ma che nessuno poi riesce, almeno dal punto di vista concreto, ad attuare. Quindi io penso, per concludere, che resta ancora molto da fare sul piano pubblico. Attuiamo il piano, vediamo come questo piano vada attuato, se nell'ottica ristretta dello Stato o coordinati con l'Europa, in un'ottica futura di un'Europa più unita e più federale. Io, questo è il mio punto di vista dal punto di vista delle politiche del potere pubblico. Cioè un potere pubblico quindi che non deve essere
un potere sovranista, non deve essere un potere in cui lo Stato fissa procedure fisse, deve essere un potere pubblico che va coordinato con il privato, che va portato avanti il discorso che, in termini di sussidiarietà. Io mi spero che tutto questo qui avvenga nei futuri. Questo governo che abbiamo è un governo che sembra avere queste intenzioni. Ascoltiamo, vediamo. Questo non significa puntare all'Europa federale, vorremmo tutti questo, però significa avviarci ad avere un potere comune che guarda, controlla, ci aiuta e ci sovrasta. Grazie. Io non so voi, ma l'impressione che ho avuto è di una lezione, abbiamo imparato. Oggi abbiamo proprio imparato, e mi sembra questo lo spirito che sta procedendo in questo meeting. La vita nel tempo dell'incertezza, come ci ha detto oggi Carron insieme a Taylor e a Williams, è una vita che ha il coraggio di conoscere e di trovare nuove strade, ha il coraggio di riportare a galla parole come l'uguaglianza, come il diritto alla vita, alla sanità, all'istruzione, ha il coraggio di superare l'idea di un pessimismo che divide tra ricchi e poveri, ha il coraggio di reinvestire su quelle parole che hanno a che fare col proprio cuore e la vita privata per renderle un nuovo modo di vivere la vita pubblica. Io ringrazio i nostri tre interlocutori perché ci hanno dato la speranza e il coraggio di pensare di queste cose che viviamo magari nell'intimo delle vite, delle famiglie, delle comunità, sono anche un modo nuovo per guardare la società e l'economia che 10-20 anni fa, come ci veniva detto prima, non erano di moda, sembravano assolutamente fuori moda. Oggi noi possiamo guardare anche alle scienze umane e all'organizzazione della policy con questo sguardo unitario e vorremmo con questo meeting contribuire a questo lavoro senza mai abbandonare questi maestri ma continuando a seguirli. Grazie. We'll be right back.